1926 Papaloca di Salvitelle ad aggiudicarsi il primo premio al Gran Torneo di Calciotto Caggiano, organizzato in collaborazione fra la SD Macico, l'amministrazione comunale di Caggiano, il CONI e la Polisportiva Feldi di Caggiano, che si è concluso ieri sera al campo sportivo Gaetano Cappelli. 4-1 il risultato finale fra il 1926 Papaloca ed il Consilinum Triplete. Francesco Perretta, autore di una tripletta nella gara finale, si è aggiudicato anche il trofeo di capocannoniere del torneo, mentre il premio come miglior giocatore va Giuseppe Nappi del 1926 Papaloca. Alla squadra prima classificata è andato un premio di 1.200 euro in buoni benzina. È stato un bel torneo con dei bravissimi giocatori. Sapevamo che eravamo forti e alla fine abbiamo vinto il campionato. Bravo. Dedichiamo questa vittoria ai tifosi e allo sponsor Papaloca. Tutti i tifosi sono sempre venuti a vederci. Brava Rosa! Un grazie a tutti per la collaborazione, i ragazzi sono stati fantastici, le squadre altrettanto competitive. Che dire, un bel torneo, speriamo di ripeterci l'anno prossimo. Un grazie particolare, io lo devo a un mio collaboratore che è Vincenzo Fabio, che è stata la persona che mi è stata più vicina per organizzare tutto e per rendere al più possibile la situazione come appunto è stata, credo ottima. Grazie a tutti.